cucina e sono in cucina con Antonio Sgarra che è tornato a trovarci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Mary e buon pomeriggio a tutti. E siamo pronti per cucinare anche oggi con altre due ricette facili da realizzare ma allo stesso tempo molto gustose. Una a base di salumi tipici del nostro territorio e l'altra invece a base di verdure, giusto per restare a tema, perché andiamo incontro all'estate, alla nuova stagione e quindi la prova costume, Antonio, per noi incombe. Sì, per diciamo noi donne. Dovremmo farlo sempre, non so. Hai quando ragione. Arriva la prova costume. In realtà, è parlato di cucinare, in realtà la prima ricetta non cuciniamo nulla, anche se fare da mangiare senza cucinare è la cosa più difficile. Ah. Eh sì, perché soprattutto... E come si definisce fare da mangiare senza cucinare? C'è un gergo che va a definire questo modo di interagire con gli alimenti, con tutte queste cose buone? Sì, in realtà è una questione di assemblaggio di prodotti. Assembliamo quindi, sì, non cuciniamo. No, assembliamo. assembliamo e alla fine diamo origine a cosa? Allora, in questo caso diamo origine ad una tartare, ovviamente. Sì. La tartare va necessariamente tagliata al coltello in maniera grossolana senza pestarla. Si tratta di una tartare di norcinetto. Sì, di salame. Sì, sì, di sì, salame. Sì, sì. Bene, quindi... allora facciamo così. Prima di iniziare a preparare, quindi vedere un po' le varie fasi, ci segniamo tutti gli ingredienti, tutte le dosi che ci occorrono e poi ce la facciamo a casa. Vediamo insieme. Allora, pagina grafica per preparare la nostra schiacciata pugliese con tartare di norcinetto, mela verde, stracciatella. Occorrono 4 schiacciate, giusto, pugliesi, sì. 150 grammi di norcinetto, una mela verde, 1 grammo di semi di finocchio, 1 grammo io direi ad occhio, sì, quanto di basta, andare ad dai. Occhio, 100 grammi di pomodori ramati verdi, 1 grammo di finocchio selvatico, olio extravergine d'oliva, aceto di vino bianco quanto basta, 50 grammi di stracciatella e un lime. Allora Antonio. Allora ci stiamo preparando la tartare, stiamo cubettando la mela, abbiamo cubettato anche il pomodoro verde che adesso iniziano questi pomodori belli colorati e soprattutto succulenti, sì. E sodi. Allora hai cubettato la mela, sì. Verde, poi... Il pomodoro, il norcinetto e ci ho aggiunto anche i semi di finocchio pestati al mortaio. Un grammo, vero? Sì, sì, un grammo. Ma chi l'ha scritto un grammo? È andato in automatico, è andato in automatico. Un grammo. Dopodiché, poi? Ovviamente non mettiamo sale perché c'è già la sapidità del norcinetto. Ma l'aceto non ha un sapore contrastante, un profumo contrastante rispetto al salume? No, perché poi andiamo ad aggiungere i semi di finocchio, ci andiamo ad aggiungere delle erbe e ovviamente creiamo il giusto equilibrio. Poi gli mettiamo una parte grassa che è quella della stracciatella e infine ci aggiungiamo un po' di olio, sì, sì, olio extravergine. Sì, sì, sì. Come vedi, sempre in virtù del fatto che a me piacciono queste insalate multicolor. Infatti, questa è come un'insalata fresca. Che si fa la sera quando si arriva a casa, non c'è niente. Sì, con tutto quello che ci avanza nel frigo. È chiaro che noi abbiamo voluto dare un senso agli ingredienti e quindi preparare questa ricetta, anzi o meglio assemblare, come ha detto Antonio Sgarra, la nostra ricetta in modo coerente. È minuzioso, sì. Anche dal punto di vista dell'abbinamento dei sapori, però l'idea è quella di arrivare a casa, vedere che cosa c'è in frigo, tirar tutto fuori e poi cubettare, come abbiamo fatto insieme. Allora, come vedi c'è sempre il pane, la nostra schiacciata, o possiamo utilizzare anche una puccia. Infatti questa dà di puccia, perché sì, pensavo sì. Fosse una puccia inizialmente, ma in realtà è una schiacciata. Sì, ma in realtà la puccia è una schiacciata. Da notare la precisione di Antonio, che ha messo il coppapasta per poter rendere sì. Tutto il condimento uniforme. Ma soprattutto per dare una simmetria alla nostra preparazione. E perché in resta ultimo, poi intatto? Sì, sì, resta intatto, anche se l'idea dello street food è quella comunque di non avere molta precisione, sì, sì, sì. Nei tagli e tutto quello che concerne il condimento. Per ultimo, ovviamente, wow. Mettiamo la nostra stracciatella. Guardate un po'. Ovviamente la stracciatella è la parte più grassa. Sì. Quindi... Cosa manca, Mary? E che cosa manca? Il coperchio? Che manca? No, che manca la nota fresca. Ah, la nota fresca. E gliela diamo con... Con 1 grammo di lime. No, mezzo grammo a questo punto. Mezzo grammo. Mettiamo una grattugiata di lime.
Sì. E una macinata di pepe all'ultimo. Ah, bene, bene, bene. Sì, in effetti questa è appunto una nota di freschezza, lo si sente già dal profumo. Secondo me il lime con la stracciatella sono perfetti. Sì, sì. Sformiamo. Sformiamo, lascio a te l'arduo compito, so che a te piace tanto questa operazione. Togliamo il coppa pasta che ha dato un senso di ordine, brava, guardate brava. Un po', è bella precisa, precisa. Brava Mary, brava Mary. Ti ringrazio, sono soddisfazioni. Va bene, mi sento allora, soddisfatta. Seconda ricetta, cosa prepariamo adesso insieme? Allora, prepariamo una frittata, detta così sembra semplice, però in realtà è semplice. La particolarità di questa frittata sta nel fatto che viene successivamente condita con una giardiniera di verdure. La giardiniera di verdure è una cosa sulla quale dovremmo cimentarci un po' tutti, perché è un'insalata di vegetali cotta, in buona sostanza. Viene cotta, la compro pronta. Sì, la lo so, già come fatta. Il tonno in scatola, tra l'altro. Esatto. Chi si mette a fare il tonno? Però una volta l'abbiamo spiegato come si fa il tonno. Sì, sì, è una cosa molto interessante. È una bella esperienza da vedere, da fare, un po' più complicato. Basta fare attenzione a prendere un buon tonno che non abbia presenza di mercurio e farla e portarla ad ebollizione. Benissimo. Allora Antonio, io vi do subito tutti gli ingredienti e le dosi che ci occorrono per preparare questa frittata, poi la facciamo insieme e guardate un po' quanto è anche molto semplice da realizzare. Frittata con fave, pecorino e giardiniera di verdure. Occorrono 6 uova, 100 g di pecorino grattugiato, 100 g di fave sgusciate fresche, olio extravergine d'oliva quanto basta. Per la giardiniera, una costa di sedano, 50 g di cipolla di Tropea e poi ancora 50 g di carote di Polignano, 50 g di peperoni, 50 g di cavolfiore, 25 g di olive denocciolate, 250 ml d'acqua, 150 ml di aceto di vino rosso, sale e zucchero quanto basta. C'è un po' di tutto in questa giardiniera. Sì, è un bel giardino. In realtà la presentazione è proprio come un giardino, perché faremo con la frittata un tappeto e sopra gli monteremo questa giardiniera. Ma questa giardiniera funge da contorno oppure è parte integrante della frittata? No, funge da base, ah, parte base. Integrante del piatto. Il letto. Sì, sì, il classico lettino, il non lettino. Letto. Il lettino. Allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, una cosa importante, iniziamo. Se mi vuoi dare una mano. Che faccio? Sbatto le uova? Sbatti le uova, non sbatterle troppo, perché non si devono rompere eccessivamente le uova. Okay. Quindi non devono essere, come si Quante suol dire, uova hai messo? In questo caso 6, poi ci andiamo ad aggiungere un po' di pecorino, lo possiamo già mettere, e un po' di fave. Le fave, siamo in periodo. Guarda, ci quindi... sono mancate. Era da tanto che non facevamo una ricetta a base di fave e sono tornate. Fave fresche. Le abbiamo sbollentate, raffreddate in acqua e ghiaccio e adesso le andiamo ad aggiungere alla nostra preparazione. Sì. Ci mettiamo un po' di pepe macinato fresco. E poco a poco, che non deve essere piccante, mi raccomando. No, non piace piccante, Michele? No, a me non piace piccante. lo so, devi sapere lo so. Che Michele per me è il prezzemolo. No, te lo come il sismografo per le scosse. Cioè, se va bene a lui, va bene a tutti. Certo, allora, certo. Prepariamo la padella. Padella antiaderente, allora, sì. Un filo d'olio. Ok. Ovviamente la preriscaldiamo sempre la padella, basta, altrimenti le montiamo. Va bene. Gli ingredienti per il condimento della frittata solo all'ultimo, quindi non sbattiamo le uova con gli ingredienti dentro. Ah, benissimo. Ok, al massimo ci mettiamo un po' di formaggio solamente. In questo caso potremmo mettere anche del formaggio semistagionato, il pecorino semistagionato a pezzi, quindi quando lo andiamo a tagliare si fonde. Ok, allora, va bene. C'è un silenzio qui in studio perché tutti seguono, questo è diventato come un momento sacro perché tutti quanti seguono in modo appassionato la ricetta, perché devono capire che cosa devono mangiare dopo, fondamentalmente questo, no? Perché... Ah, dopo qui? Sì. Vabbè, oggi me alla la porto fine di allora. Tutto. Te la porti? Sì, sì, l'altra volta il risotto ho rischiato di non portarmi anche il piatto. Hai capito qual è l'andazzo? Allora, basta così, va bene così? Ok. Allora, dopodiché, allora, quindi la base ricetta, ce l'abbiamo più o meno della frittata. La ricetta, la frittata deve essere dorata fuori e morbida dentro. Quindi, ma le frittate proprio in genere devono in generale, avere questa consistenza? Sì, non deve essere crudo l'uovo, ma deve essere morbido. Ovviamente è importante farlo in padella perché tanti lo fanno nel forno tende ad asciugarsi. Eh no, ma la frittata va fatta in padella. Quindi padella rovente. Hai ragione.
No, adesso voglio proprio vedere come si fa a mantenere il cuore morbido e la parte esterna croccante. C'è un segreto? Sì, in realtà il segreto è intanto girarla sempre, facendo in modo che non si coaguli l'uovo, ma che non cuocia tanto. Girarla sempre in che senso? Come stai facendo tu? Sì, come sto facendo io in questo okay, modo. Ok. Poi ovviamente tutto sta anche nel come si gira la frittata. Nel frattempo abbiamo cucinato... E tu come la giri? Gli fai fare un triplo salto mortale? Adesso vediamo. In aria? Così? Giriamo la telecamera però quando... No, vogliamo allora, vedere. Allora, la cosa vogliamo importante, assistere. Quando inizia a coagulare la frittata, bisogna mettere a minimo... Ah, ecco. Come vedi, cioè, quelle sono le uova strapazzate, quelle che vediamo adesso, no? Sì. Perché io quando faccio le uova strapazzate, che è l'unico modo con cui mangio le attraverso cui mangio le uova, diventano così. Sì. Ovviamente, senti, no? Sì, ovviamente, dicevi? Non si devono... la parte bianca che vediamo è dovuta al fatto che non le abbiamo sbattute perfettamente, perché la frittata, cioè le uova della frittata, non vanno sbattute tantissimo. Okay. Cioè non deve essere a filo, no? Sì. Senti, io ho sentito parlare del pernod. Sì, che il pernò in realtà ci mette una decorazione fatta con i crostacei. Cioè è una decorazione che poi... No, quindi no. I crostacei li vado a sfumare con il pernò. Gli diamo una... E questi crostacei poi dove vanno? Li aggiungiamo alla giardiniera, okay. Diamo questo tocco. Quindi sono, diciamo, parte della coreografia, dell'impiattamento. Sì, sì. Ok. Allora, quindi, questa, diciamo, è già la parte relativa alla coreografia finale, perché non dimentichiamo che anche l'occhio vuole la sua parte, nel senso che comunque la parte l'impiattamento, estetica. Insomma, la presentazione, soprattutto quando abbiamo una cena, abbiamo degli ospiti a casa, è molto importante, perché è il bigliettino da visita. Brava. Secondo me da lì si capisce se il piatto è buono oppure... Ci sono tanti piatti che sono buoni, però... Il piatto buono è bello, il piatto buono è bello, è più buono di quello solo buono. Aspetta che non ho capito, il piatto, ripeti scusami. Il piatto buono è bello, è più buono di quello solo buono. Sembra uno scioglilingue, ma voi avete così. Capito cosa ha detto? Io non lo so. No, ho capito. Va bene, insomma, il piatto deve essere buono e bello, in sostanza. Allora, la frittata, guardate un po', si sta già compattando, vero? Sì. Aggiungiamo un filo d'olio per fare in modo che agevoli... Il distacco, poi? Il distacco. Ci dobbiamo aiutare comunque con una spatolina? Sì. Così come stai facendo ovviamente tu? Questa spatolina... Non quella di legno, perché quella di legno è troppo rigida. Serve qualcosa che sia morbida, ma allo stesso tempo che si adatta per le padelle. Vedi? Il gambero. Gambero bello croccante, lo andiamo a bagnare. Con cosa? Con il pernò. Bene. Ci aggiungiamo un po' di sale. Nel okay. frattempo abbiamo cucinato tutte le verdure. Ecco, torniamo all'argomento giardiniera, perché sì. All'inizio abbiamo detto che comunque la giardiniera è parte integrante del piatto, forse la parte principale. Non, sì. non direi che sia soltanto la coreografia, perché comunque è una composizione che può essere ottimizzata anche in altri momenti in cucina. Certo. Vero? Sì, sì. Adoro i ravanelli. Certo, come no? Adoro i ravanelli. Ah. Soprattutto quando li usiamo per la giardiniera. Allora, intanto assorbo l'acqua in eccesso. A questo punto giriamo la frittata. Giriamo la frittata, rullo di tamburi, andiamo sulla frittata. Guardate un po' come Antonio Sgarra gira la frittata. Speriamo che anch'io va bene. Sono specializzata nel girare le frittate. Oh, bravo Antonio! Praticamente un colpo secco ci vuole. Sì. Se tentenni poi fai la frittata. Che si spappola tutta. Bene, adesso ti affido allora, un bel compito. Dimmi. Dici così almeno ti stai un po' zitta. No, assolutamente. Anzi, le tue domande sono stimolanti. Sì. Con il pennello che cosa tira una strisciata addirittura, dicono dietro le telecamere, addirittura. Sì, qui serve cointeressenza per questa ricetta. Cosa faccio con questo pennello? Devo spennellare il piatto? Devi spennellare il piatto. Che è questo qui? Sì, dritto. Va bene. Vado? Sì. Così? Perfetto. Sì, brava. Sì.
Ma potrei aiutarti in cucina, Antonio? Sì, sì, assolutamente sì. Brava, nel caso in cui dovessi cambiare mestiere, basta così. Anche perché la parte è una barbabietola frullata che serve sia da decorazione ma anche da condimento al piatto. Allora, come potete vedere, la frittata è dorata fuori e dentro è morbida. Guardate un po', che bella aspetto. Tutti gli elementi adesso li andiamo a condire con del sale. Eccola qui la frittata. Sale, zucchero e aceto. Stai facendo la giardiniera adesso? Sì, sì. Ok, anche perché poi, come abbiamo detto prima, quella è la base su cui verrà posta la nostra frittata. Allora, diciamo un po', sfatiamo il concetto della pesantezza della frittata. La frittata in realtà nasce come piatto unico. Sì, nasce come piatto unico, quindi proteine, vitamine, sali minerali, diciamo che c'è un po' di tutto. Come puoi vedere, anche qui, sempre i colori belli, vivaci, presenti. Ti passo il piatto? Sì. Iniziamo a comporre il nostro piatto. Allora, iniziamo ad impiattare, così più che vediamo. A comporre, ad assemblare. Ad assemblare, assemblare, la parola del giorno. Assemblare. Allora, ti metto qui il piatto e iniziamo. Sì. Impiattamento. Una simmetria al piatto. Ah, ecco, pulisci i bordi? Sì. Ok. Va bene. Senti, ma la frittata la prepari spesso? Sì, è un piatto che a me piace, poi non è un piatto nazionale popolare, a dire la verità, perché comunque è molto versatile, quindi... Volevo lanciare un pomodoro. Perché ti stanno torturando oggi? Sì, perché non vedono l'ora di assaggiare, quindi volevo... Sì, Michele, vi vuoi raggiungere? Dai, volete, vieni qui! Volete. No, non è a dicendo. Michele, perché l'assaggio è solo per Michele, mettetevelo in testa. Insomma, se vuoi puoi tirargli un pomodorino ogni tanto, così mi metti a posto. Posso lanciare? No, scherziamo. Stavo scherzando. Vabbè, vabbè. Allora, guardate questo Antonio, momento. Antonio, sei stupendo a fare queste cose. Allora, abbiamo praticamente creato un rettangolo. Sì, abbiamo creato un tappeto, quello un che tappeto tu chiamavi lettino, non coreografia, lettino. Non l'ha sentito nessuno, coreografia. Non l'ha detto nessuno. Aspetta, questo seguiamo. Questo invece dai, cos'è, caprino? Sì, è un formaggio spalmabile. Oh. Lo utilizziamo, anche questo funge da condimento. Passeresti con le verdure? Certo. Funge da condimento e nello stesso tempo lo utilizziamo per appoggiare questi elementi. Allora, adesso ci sono i gamberi. Sì. I gamberi che tu consigli di accompagnare anche durante la degustazione alla frittata? Eh beh, sì, perché comunque si sposano bene benissimo, come profumi, sì. E come sapori. Il gambero con le uova. È bella uova. Completa. Ma hai mai visto una frittata con i gamberi? Davvero no. E deve essere al massimo. Sai cosa ci ha messo dentro? Cosa? Le fave. Pure. C'è un grande ritorno lì, oggi giusto. Nella cucina di Buon Pomeriggio. Dai, andiamo. Non vedo l'ora di assaggiare. E il pecorino. Alla romana, fave per... Esatto. Allora, intanto qui abbiamo la tartare che abbiamo preparato all'inizio. Questa la dobbiamo pure assaggiare. Mi era sfuggita. Un bel paninazzo. È la nostra merenda. Beh, fantastico. Allora, battute finali. Cos'è questa crosta scura? Questa crosta invece è un corallo realizzato con dell'acqua di mare, sterilizzata ovviamente. E del nero di seppia. Che fa molto estate. Che fa molto estate. Richiama sì. I coralli marini. Bellissimo. Va bene, allora io ti prendo le posate. Certo. Grazie, Mary, come sempre. L'obiettivo... Che sono qui, tra l'altro, guarda, le ha messe Antonio qui, è lungimirante. Sì. L'obiettivo non è quello di far vedere come si fa la frittata, cioè anche quello, però è quello di dimostrare che anche con degli ingredienti semplici si può realizzare un grande piatto. Un grande piatto. Ma guardate che bello. Ha un bellissimo aspetto e adesso tocca a te, Michele. Sì, con molto piacere. Da dove cominciamo, Mary? Tu che suggerisci? Ma io inizierei secondo me dalla paninazzo. Ah, dal paninazzo? Io pensavo frittata, visto che è un po' calda. Però la frittata va anche mangiata fredda. È buona lo stesso. Il giorno dopo. Semmai la prossima volta la mettiamo nel paninazzo, la frittata. Senti, col panino. Posso fare quello che non si fa? Il panino con la frittata. Che dite? Che dite? E però con la forchetta... Ma questo non si riesce. Aspetta che coltello. Prendo un coltello. Ci vuole... Questo è un piatto da street food, va mangiato con... Come va mangiato, Antonio? Oh, ecco, le mani. Mangio con le mani. Grazie, Mary. Allora, vediamo, è un po' più semplice. Ci do un taglio. Dai, sì. Che è venuto il momento giusto di dare. Giusto un taglio.
Tirai col piatto. Ecco. Quindi eventualmente potremmo sostituire questo pane alla buccia, la classica buccia. La focaccia ad esempio. Le faccio due bocconi, uno per te e uno per me. Medi, che dici? Sì, sì, sì. Ma non ci riesco però, okay. Una roba complicata. Dai, come vai me. Tu. Ecco. Vai tu, assaggia. Tutti gli ingredienti sono sparsi per tutto il piatto, Michele, fuori dal piatto. Non è complicato. Non sono perché riuscito a mangiato con le mani. Complicato. Però il sapore è quello, cioè com'è? Di lusso. Di lusso. Bravo Antonio. Andiamo con la frittata adesso. Sì. La verdurina, allora. Il gambero ha uno spiedino al centro, facciamo attenzione, casomai. Giusto. Ah, c'è lo spiedino. Quindi bisogna aprirli questi gamberi, eh? No, però io andrei sulla frittata, sulla frittata che è un po' allora, sì, andiamo, dai, con la verdura. Con la verdura. Niente, niente? Sì, ho preso il caffè poco fa con la frittata, ecco, non legherebbe molto. Allora? Posso dire una cosa? Com'è? Però cosa? È di lusso! Ma che paura! Grazie Antonio Sgarra per grazie essere a stato voi. Con noi. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.normaonline.it.